una giornata importantissima perché il ministro ha appunto ricordato che ad agosto ci sarà il CIPE che darà il via libera per la volata finale per la fine dei cantieri Garibaldi, Duomo, Municipio Riviera di Chiaia. Quindi obiettivi certi, risorse vere, cronoprogramma che tutti devono rispettare, tutti, imprese, lavoratori, istituzioni, per far diventare Napoli nel 2019 una città a livello mondiale per efficienza, oltre come bellezza direi la più bella a livello mondiale. Siamo anche contenti che oggi ci sia la rottura dell'ultimo diaframma che collega linea 1 e linea 6, ci servivano le risorse economiche che ci sono adesso, quindi bisogna correre e fare presto. Sindaco, dopo l'estate del 2017 può essere ricordata come quella in cui i rapporti con la regione e il governo sono migliorati dopo Bagnoli e oggi la metropolitana. Ma noi è da tempo che abbiamo una cooperazione istituzionale col governo, diciamo che negli ultimi mesi la cooperazione è migliorata, non perché ci sia da parte nostra un cambiamento di rotta, noi siamo sempre gli stessi, città autonoma, città determinata, città diversa e differente, ma una città che ha un profilo istituzionale e solo insieme si raggiungono obiettivi strategici nell'interesse del Paese. Se non c'è una coesione istituzionale a questi livelli non si può completare la metropolitana, non si può realizzare la Bagnoli del futuro, non si possono fare le opere che stiamo facendo. Mai come in questo momento Napoli ha messo in campo una quantità di risorse, una qualità di obiettivi che mai c'erano stati nella nostra città, e che ci sia una cooperazione istituzionale di questo livello è merito della città che si sta facendo sempre più credibile e il riconoscimento che do alle altre istituzioni di cooperare soprattutto negli ultimi tempi con correttezza con la città di Napoli e con chi la rappresenta. Quindi oggi sono molto soddisfatto perché so per certo che tutti questi cantieri che sopportiamo da anni andranno a terminare progressivamente nei prossimi mesi e a cui aggiungiamo i bandi che si fanno per i bus nuovi e i treni che si stanno costruendo. Cioè fra 2 anni noi avremo una metropolitana linea 1 e linea 6 che collegherà tutta la città di Napoli a ogni 4 minuti e questo è un obiettivo realizzato con i fatti, con la determinazione, con la fatica, con la lotta, con il coraggio e con la collaborazione di tutti.